Anna, come sta la valle, lo stato di salute qui del movimento? Beh, questa marcia partecipatissima, nonostante il freddo e la neve, credo ci dimostri ancora una volta che quando la Val Susa chiama, il popolo Notav c'è. Sono tempi difficili, insomma, per tutto il paese, per tutti coloro che hanno delle battaglie di libertà e di civiltà e per cui, insomma, si battono per questo. Noi qui continuiamo a resistere nonostante, insomma, la volontà dello Stato di andare avanti con quest'opera. I numeri di quest'oggi lo dimostrano, vi aspettiamo, ecco, ancora domani e dopodomani per questa 3 giorni notave. Siamo molto contenti di ritrovarci qua. Danna, sembra che in Italia stia un po' avvenendo adesso quello che è avvenuto per 20 o 30 anni in Val di Susa, come dire, siete stati un laboratorio. Adesso la repressione si sta allargando. Voi siete più abituati, ma avete questa esperienza da raccontare un po' a tutto il resto d'Italia. Sì, la cosa che ci siamo ripromessi anni fa è che non ci saremmo mai abituati a uno stato di repressione, quindi ogni volta reagiamo e ci poniamo come se fosse la prima. Sì, è vero, c'è ovviamente un restringimento degli spazi di libertà. Ovviamente questo governo pessimo è garante di questa involuzione, quelli precedenti non sono stati meglio da questo punto di vista. È ovvio che è il momento più di altri di tenere duro, non farsi spaventare, continuare a lottare, perché resistendo alla fine loro se ne andranno, i governi finiranno, ma noi saremo sempre qua, avremo mantenuto la nostra posizione. Ascolta, la repressione e la resistenza che c'è a Torino è sorella della valle in qualche modo? Ma certo, valle e città si sono contaminate in questi anni con le pratiche, le parole d'ordine e le persone. Siamo un territorio, insomma, governato con una stessa mentalità. La lotta della Val di Susa è stata abbracciata anche da tanti torinesi. Abbiamo delle forze, quelle della questura e quella della magistratura,
che lavorano contro i movimenti, sia in città, giovani, ecologisti, le realtà più alternative, antagoniste, allo stesso modo in cui lavorano contro il movimento NoTav. Quindi individuare le soggettività che loro vedono più impegnate, creare paura e dividere. Penso che in questi anni abbiamo imparato assieme, valsusini e cittadini, a resistere uno a fianco all'altro e continueremo a farlo. Sono tempi duri, ma credo, insomma, che abbiamo imparato a resistere. Un'ultima cosa al volo: cosa diresti a chi rischia di andare in carcere? È un rischio che c'è. La cosa, insomma, che può fare la differenza in certi momenti così difficili è sicuramente quella di avere il sostegno di una comunità. Ad esempio, nel mio caso, la comunità valsusina mi ha sostenuta da prima all'ultimo giorno e non sono mai stata da solo. Si può, insomma, dover pagare dei prezzi, ma noi dobbiamo sempre ricordarci che il nostro futuro e la libertà valgono più di qualsiasi cosa, e quindi teniamo duro, insomma, non è che se si lotta o si fa una manifestazione di sicuro si finisce in carcere, anzi più siamo e più difficile per loro fermarci, quindi andiamo avanti. Grazie. Grazie. Loredana Bellone, ci puoi dire come sta la valle? La valle oggi sta bene, siamo ritornati dopo 18 anni, siamo di nuovo qua a Venaus, a riprenderci di nuovo la nostra democrazia, perché queste sono le nostre terre e qui dobbiamo difendere la nostra terra, quindi va bene, la valle sta bene, oggi tanta gente, parlano 5.000 persone, tanta roba, Grazie. A te.